Buonasera signori e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Goru nell'hangout, nella seconda parte. Quindi nella seconda parte, partendo dall'alto, è possibile poterlo utilizzare durante un combattimento. E visto che ci viene dato in gentile concessione da Mihoyo, noi possiamo dare a dargli un attimino una spirciatina per vedere un attimino come funziona il nostro amico quadrupede. Sì, è un cane. Detto questo, usa l'arco, è di elemento geo. Qua il gioco gli dà un Favonius Warbow e gli dà un full Noblesse Oblige. Quindi a livello di statistiche, a livello di build, io chiaramente, ragazzi, vi invito ad aspettare fino a che non uscirà, e a quel punto noi, come al solito, usciremo con la build il più velocemente possibile. Ma fino ad allora non mi sbilancio, e anche nei commenti chiaramente non saprei ora, al di là dell'ask e quindi del nuovo tipo di artefatto, non saprei onestamente che cosa suggerirvi. Sicuramente la def è un elemento importante di questo personaggio. Andiamo a vedere però i suoi talenti, quindi come funziona. Al di là degli attacchi base, che siamo di fronte a un personaggio normale, quindi lui comunque con gli attacchi caricati fa i suoi danni geo, ma di fatto sono 4 consecutive shot con l'arco che hanno anche uno scaling un po' così. Detto questo, andiamo subito a vedere invece la sua elemental skill, che è il Ninuzaka All Around Defense. Quindi è un banner. È un banner del generale che lui piazza, chiaramente sul campo. Piazzandolo, lui infligge del danno geo AOE. Quindi vedete, il suo danno geo è del 203,7% a livello 11 ci viene dato. Questo dà 3 buff in base alla quantità di 3 diversi buff in base alla quantità di personaggi geo che abbiamo nel party. Quindi se noi abbiamo 3 personaggi geo nel party, avremo tutti e 3 i buff. Non ho ancora capito se lui compreso o meno, è un mistero. Non l'ho, almeno io personalmente non ho ancora compreso se bisogna avere il full 4 party, 4 pezzi, oppure lui è considerato tra questi. Magari voi sapete dirmelo nei commenti. Non voglio dire una cavolata, quindi non la dico se non sono sicuro. Un Geo Character aggiunge lo Standing Firm, ci aumenta la difesa bonus. Di quanto? A livello 11, in questo caso di 392. Non è poco. Con 2 invece incrementa la resistenza alle interruzioni, mentre con 3 aumenta il Geo Damage Bonus di 15%. Ha una durata di 10 secondi e una CD di 10 secondi. È veramente una roba molto interessante perché, comunque, al di là del fatto che lui può riposizionare il banner tenendo premuto, ma e può generarne, può mettere solo uno e si può beneficiare solo di un banner alla volta, quindi non sono cumulativi, mi fa già capire che andando ad aumentare il geo damage bonus, andando ad aumentare la difesa, personaggi come chiaramente Albedo, personaggi come Noelle con le costellazioni alte, personaggi come probabilmente Itto andranno a beneficiare tantissimo di questi bonus di aumento danni del nostro cagnetto. Andiamo a vedere la Elemental Burst invece, che è Yuga Forward Unto Victory, che invece questo è sempre un Geo Damage che lui piazza sul campo, quindi fa danno a Geo, gridando, praticamente creando questo field dove viene chiamato la Gloria del Generale. Cosa fa la Gloria del Generale? Come il War Banner creato dalla sua E dà dei buff ai personaggi attivi che sono all'interno della skill della OE in base al numero dei personaggi geo in party. Inoltre, muove assieme al tuo personaggio. Cosa fa a fare? Oltre a fare la roba della E, mi genera un cristallo del collasso che collassa ogni 1,5 secondi e fa danno geo a un nemico all'interno della skill. Quindi fa cadere una stalattite, praticamente, penso, comunque, Crystal Collapse, che fa del danno geo, e il danno geo è del 98% della sua def, quindi lui lo dovremo buildare def. Lo skill damage quando arriva è 157% della sua def. E inoltre pulla uno shard elemental all'interno dell'AOE della sua burst ogni 1,5 secondi. Gli elemental shard sono creati dalla cristallizzazione con le reazioni, per dirti che cosa sono. E comunque vi dà anche lo scudino dato dallo shard. Se una burst creata da Gore esiste sul campo, quindi quando viene usata questa abilità, la E viene distrutta. Quindi non potete avere il banner e la sua burst tecnicamente in campo dopo aver fatto la vostra Q. Detto così, se lui muore chiaramente va via, eccetera, eccetera. Ora andiamo a vedere i talenti nuovi, scusate, i due talenti passivi, che il primo ci dice che dopo aver fatto la burst tutti i membri del party vicini guadagnano il 25% di difesa per 12 secondi.
diamo ancora difesa ad Albedo, diamo ancora difesa a Noel, diamo ancora difesa a Itto. Sì, sì, basta fare una burst, che già gliela state dando, perché gliela state dando con il fatto che ci sia un Geo Character in party, in più gli state dando Geo Damage Bonus e anche il 25% di difesa in più. Inoltre, contando il fatto che probabilmente uno di quei personaggi avrà l'ask su di lui, quindi avrà magari 4 stack, 6, 12, 18, 24, quindi avrà 24 più 25, va bene, sia di Geo Bonus sia di Death Bonus. Là su il suo A Favor Repaid, inoltre, riceve Goru i seguenti bonus sui suoi attacchi base in base alla sua difesa. Quindi, in base alla E, lo skill damage è incrementato del 156% della Death. Scusate, l'ho letta male. Goro riceve il following damage bonus ai suoi attacchi in base alla sua death. Ok, no, ho detto giusto. Ho detto attacchi base, ho sbagliato, scusate. Quindi aumenta i danni del skill damage della sua elemental skill del 156% della difesa e della sua burst. Quindi la skill damage e il danno della stalattite incrementa del 15.6% della difesa. Cioè va buildato come non ci fosse un domani death. Costellazioni. Ora, a livelli di archi e build di armi e queste cose qua, onestamente ancora adesso non me la sento di dirvi che cosa mettere, che cosa non mettere. Devo fare delle prove, dovrei giocarmelo, dovrei vedere, quindi fate voi, arriverà, ripeto, la build. A livello di costellazioni sono molto interessanti, perché la prima, innanzitutto, quando un personaggio all'interno della OE, della E o della Q, quindi dell'elemental skill o dell'elemental burst, fa del danno geo al nemico, la CD della sua, quindi la cooldown, il cooldown della sua elemental skill, decrementa di 2 secondi. Questo può avvenire una volta ogni 10 secondi. Se la sua CD è di 10 secondi, scala una volta ogni 2 secondi, quindi morale diventa di 8 secondi. Ok, bella, non incredibile, ma bella. La seconda invece, mentre c'è l'effetto della General Glory, la durata viene estesa di un secondo ai membri attivi vicini se ottengono un elemental shard dalla cristallizzazione. Questo effetto può esserci ogni 0.1 secondi, l'estensione massima è di 3 secondi. Quindi comunque la General's Glory, che ci viene data appunto dalla sua burst, ha una durata di 9 secondi, può essere aumentata fino a 12 secondi grazie all'attivazione e all'aver preso le cristallizzazioni. Poi abbiamo la numero 4 invece, che quando noi otteniamo, quando la General Glory è in, quindi quando abbiamo la Burst e abbiamo Impregnable o Crunch States, quindi il livello, giusto per essere precisi, abbiamo il livello 2 e o il livello 3, quindi abbiamo 2 o 3 personaggi Geo, quindi questa costellazione funziona solo in quel caso. Inoltre curerà il personaggio attivo all'interno della OE del 50% della death di Goru ogni 1.5 secondi. Ok, questo hanno tolto. Ok, Bennett puoi anche non starci, vabbè che Bennett ovviamente anche l'attacco eccetera eccetera, però a livello di avete pure le cure. La C6 dopo 12 secondi, dopo 12 secondi aver usato 12 secondi dopo aver usato quindi la E o la Q, quindi la burst, l'elemental skill o l'elemental burst, incrementerete il critical damage di tutti i membri CEO del party in base al livello dello skill field in uso. Quindi se ne avete uno, il 10%, se ne avete due, il 20%, se ne avete tre, il 40% anche di critical damage. Quindi, riassumendo, questo ragazzone cosa fa? Piazza il banner. Se tenete premuto lo potete modificare. Io ora in campo ho tecnicamente 3 Geo, non so se lui è considerato. Guardate i danni che non vengono fatti. Ora, c'è anche da dire che io ho un Albedo full millelite, però noi mettiamo il banner, facciamo 5k. Ora andiamo di burst, quindi abbiamo messo il Camp's Glory. E questi sono i danni che questo ha la barriera, ma questo qua è imploso. È veramente una roba importante, ragazzi. È veramente una roba. Purtroppo non l'avete vista bene, perché questo qua aveva la barriera e purtroppo devo rifare tutto l'hangout per riuscire. Ah no, guardate, la vediamo qua. Quindi facciamo il nostro Goro mette 1. Vabbè, qua tiriamo un attimino questo. Boom, burst. Cioè, mi fa 26k full millelite. Ora, magari non è tantissimo, però per come è messo, quindi con un Noblest, con un archetto fa bonus, ho visto un cambiamento nei danni del mio Albedo. Il mio Albedo fa
dai 7 agli 8k di critico, no, forse qualcosina di più. Qua me li faceva, quindi dai colpi del fiore, quindi dai colpi dopo che ha appoggiato il fiore, qua me ne faceva 11k. Di burst normalmente mi fa dai 22 ai 23k, qua me ne faceva 26k. C'è un cambiamento. Chiaramente, una volta buildato come Dio comanda, aumentata la def a schifo, sto coso probabilmente farà i buchi nei muri. Quindi, signori, io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione. Vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Lasciarmi un like, seguirmi anche su tutti i miei altri social. Vi ricordo che sono live tutte le sere alle 21. Inoltre mi informo anche di seguirmi su Instagram, perché lì vi do praticamente tutte le varie notizie riguardo a tutti i miei altri social. TikTok lo stiamo un attimino riprendendo. Ricordatevi che oggi è la giornata, io sono il Dev Senpai. Vi auguro una buona serata. United States of Terra. Ciao, bello.